Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di un po' di quelle che sono le mie esperienze in termini di configurazione grafica di Assetto Corsa competizione e che cosa ho ottenuto facendo certe modifiche appunto nelle impostazioni grafiche di questo nuovo titolo della Gunos Simulazione. Ovviamente insieme a me hanno partecipato Fabio Napolitano e Nixos 123, che vi invito assolutamente ad andare a guardare, magari iscrivervi al loro canale perché sono dei bravissimi ragazzi. Quindi iniziamo subito, andiamo direttamente su Assetto Corsa Competizione. Allora, come potete vedere, ragazzi, io ho impostato la risoluzione dello schermo a 2560x1440, quindi 2K, con schermo intero acceso, il V-Sync acceso, la risoluzione scalabile 100, perché questo è il valore che indica praticamente la scalabilità della definizione appunto della vostra risoluzione. Allora, l'ho detto in modo sbagliatissimo, ma vi spiego. Se avete la risoluzione a 1920x1080 e aumentate questa risoluzione scalabile del 10%, vi aumenterà appunto le proporzioni della risoluzione Full HD 1920x1080 del 10% e via di seguito. Ovviamente questo andrà a influire su quella che è la resa, la performance appunto del gioco, però avrete maggiore dettaglio. In questo caso io l'ho messa a 100 perché sto chiedendo al mio PC di girare pienamente a 2560x1440. La distanza visualizzata l'ho messo in alto, ombre alto, anti-aliasing ultra, anche se per guadagnare un po' di performance si potrebbe lasciare anche alto, perché la differenza è veramente minima ed è indicata a quelle persone che hanno molta sensibilità sul fattore grafica. Io l'ho messo ultra perché non vedo tantissima differenza per quanto riguarda le performance del mio PC. Metodo anti-aliasing ho lasciato temporal perché le FXA, se non sbaglio, FXAA sono delle vecchie anti-aliasing. Gli effetti li ho messi in ultra, ma si possono tranquillamente abbassare per poter ottenere un pelino di più di frame per secondo. E comunque tra ultra ed alto, sempre per quanto riguarda, non ho notato tantissima differenza. Effetti post-processing li ho lasciati ad alto perché lì si vedono realmente delle defiance di performance del sistema, soprattutto quando si hanno delle GPU al di sotto di una 1080 Ti, direi, ed un sistema che magari non è perfettamente ottimizzato, con delle RAM che non seguono e magari un processore che non è all'altezza. Quindi qui bisogna fare attenzione ed io ho scelto di lasciarli in alto, anche se erano in ultra fino a poc'anzi perché avevo fatto dei test. Sharpness l'ho lasciato a 90, dettagli vegetazione alto, texture alto, limite dei frame l'ho messo a 0 perché alla fine non voglio che il mio PC stia lì a lottare, a bloccare i 60 frame per secondo, sapendo che comunque i miei monitor possono arrivare a 75. Io l'ho messo off, però potete anche limitare, basta aggiungere 2 o 3 frame, se non sbaglio, mi pare che sia così il limite che volete raggiungere. Quindi volete 60 frame per secondo, basta metterne 62-63 come limite dei frame. Dettagli specchi retrovisori, specchietti retrovisori, siccome uno non è che passa la sua vita a stare a guardare gli specchietti, io ho messo medio perché ho notato che influenza tantissimo le performance del PC, quindi l'ho messo meglio. Ovviamente si vede la differenza tra alto e medio, però è un sacrificio che preferisco fare per avere una fluidità in generale migliore rispetto a quello che è con gli specchietti ad alta definizione, se possiamo dire così, alta definizione. Quindi ho preferito mettere meglio. Auto avversari visibili ne ho messi 25. Occhio, perché se gareggiate con 27, ovviamente le due che sono più lontane non si vedranno, oppure in griglia di partenza non si vedranno, quindi può essere un problema. Ho anche notato che in 2K, in questo modo qua, in alcuni frangenti, soprattutto a Misano, nei lunghi rettifili, prima di vedere gli avversari che sono subito dietro, ci metto un pochettino. Effetto sfocatura in movimento io l'ho spento, la saturazione colore l'ho messa a 100. Un'altra cosa che mi sono reso conto è che, siccome ancora è una beta, quindi è in fase di ottimizzazione, eccetera, eccetera, una cosa che bisogna assolutamente fare, è quella che durante la fase di caricamento,
quindi qua lo sto mettendo sereno perché così analizziamo insieme i frame per secondo. Bisogna assolutamente aspettare durante il precaricamento di assetto corsa competizione. È molto veloce. Mi sono accorto che fa fatica a seguire il caricamento rispetto all'azione di gioco e quindi di conseguenza i frame per secondo ne risentono. Quindi, lasciando che carichi bene e che i frame per secondo che si vedono in alto a destra si stabilizzino, quando uno inizia, se è già stabile, allora la fluidità arriva subito. Ora, il dettaglio grafico mi pare che ne valga veramente la pena, sapendo che io sto registrando e che diciamo ho praticamente quasi in full tutto al dettaglio alto, mi pare che sia davvero apprezzabile, sapendo che comunque in pista ci sono 16 macchine in questo momento qui, più tutto quello del dettaglio. Oltre a questo, se andiamo a cambiare le inquadrature nelle fasi più concitate, diciamo che il sistema regge abbastanza bene. Stiamo parlando però, ragazzi, di modalità serena, cioè quindi non c'è nessuna pioggia, nessun riflesso di acque o qualsiasi voglia, e soprattutto non siamo di notte. Per poter ottenere questa fluidità, perché come vedete siamo comunque a 60 frame per secondo fissi, bisogna giustamente per il momento andare a sacrificare, per chi vuole il dettaglio massimo, qualche cosina. Quindi senza ombra di dubbio andare a scalare la risoluzione e metterla in Full HD, quindi 1920x1080, ed è lì che si ottiene un netto guadagno con una macchina come la mia, equipaggiata con una 1070 GTX, sicuramente di 60 frame per secondo in qualsiasi tipo di condizione meteorologica li viene tranquillamente. È ovvio che qui io ho dovuto fare qualche sacrificio per avere un pelino di dettagli in più per girare in 2K. Ovvio che se avrò un giorno una 1080 Ti o una RX 2080 Ti, ragazzi, tutte queste pippe mentali non me le farò mai. Però quello che mi interessava era farvi vedere dove uno può andare a sacrificare per ottenere un buon compromesso del dettaglio grafico e una buona performance. Perché comunque guidare al di sotto dei 60 frame per secondo non è così tanto indicato, anzi, non va bene. Magari potremmo fare un discorso del genere anche per i caschi di realtà virtuale ed eventualmente le configurazioni, perché lì sì, l'hanno messo il supporto, ma non è assolutamente ottimizzato per il momento. Quindi di conseguenza, ragazzi, io mi fermo qui. Spero che questa mini, non guida, mini consiglio di quello che sono le mie esperienze, di quelle che sono stati i miei test insieme a Fabio e Vincenzo Nixos 123, vi possa essere d'aiuto. Magari se avete difficoltà in merito, questo vi può aiutare. Ricordiamoci che è una beta e che, come nel primo assetto corsa, ci mettono un pochettino ad ottimizzare il tutto. È ovvio che è un gioco di nuova generazione, quindi di conseguenza pompa un pochettino di più sulle risorse del sistema. Non esitate quindi a lasciare un commento se avete altri consigli da dare in merito a questo tipo di configurazione o dettaglio o altro da fare. Io sono qui per leggerli e magari anche applicarli. C'è un'altra cosa, nel pannello di configurazione Nvidia sarebbe importantissimo anche privilegiare le performance per quanto riguarda l'alimentazione, in modo tale che non ci siano cali di performance della vostra scheda video, anche se consumerà un pelino di più. Io concluderei qui, spero di essere stato abbastanza chiaro e che questo mio consiglio delle impostazioni possa aiutare qualcuno di voi. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, pollice in su, se non vi è piaciuto, pollice in giù, se non siete d'accordo con me e volete rettificare qualcosa, un commento come al solito, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, noi ci vediamo prestissimo e attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video sul tubo. Da Fabris è tutto, ciao!